Ok, dovrei essere in diretta. Sono tornata, sono sopravvissuta. Come state? Un po' assonnata io, sicuramente, però viva. Aspetto che arrivi qualcuno e poi iniziamo. Stiamo già per riprendere con i nostri seminari in Jonas Academy. Si parla di fumigazioni e sono molto contenta di dirvi che questo seminario sta interessando molte di voi. E molti di voi, e quindi sarà frequentatissimo e sono molto contenta, è un ottimo modo per riprendere. Scrivetemi come state, voi mi siete mancati, sto cercando di riprendermi il prima possibile, ma con le coliche di Caterina diventa un po' difficile, infatti ho delle occhiaie incredibili, però ce la farò ragazze e ragazzi. Spero che voi stiate benissimo, non bene. Peccato per A, la Sardegna è in zona rossa, quindi noi siamo vincolati, stravincolati in casa, io sto diventando color di lampadina. Peccato per questo tempo orribile perché speravo di fare una prima diretta post-parto con il sole, in realtà sta piovendo abbondantemente, la linea sta andando e venendo, quindi spero che riusciremo a fare questa diretta che non sarà lunghissima per motivazioni dettate da una neonata che è il mio boss in questo periodo. Allora, ragazze e ragazzi, amiche e amici, anime belle in generale, partiamo subito perché voglio darvi alcune informazioni su questo seminario che per me è molto bello ed è molto importante. Perché? Perché la fumigazione, l'arte di bruciare, creare fumi e annusare, odorare i profumi, sentirli intorno, definire i profumi è qualcosa che mi è sempre piaciuto. Alle mie spalle, cioè qui, vedete diverse erbe appese e poi magari le vedremo nel dettaglio, le vedremo durante il seminario. Sono tante delle erbe che poi possono entrare a far parte di quelli che sono i fasci di erbe da bruciare. Gli smudge, così vengono chiamati proprio dei mazzolini d'erbe che vengono bruciati, vengono chiamati in altre parti rispetto all'Italia. A me piace moltissimo chiamarli fasci d'erbe che vengono bruciati. Vedremo perché farlo, a cosa servono, se sono realmente utili, se sono solo fuffa, se sono solo fumo o se in realtà sono qualcosa di diverso. E scopriremo durante il seminario esattamente come prepararli in piena sicurezza. È la parola del periodo, quindi lo usiamo anche noi, non stiamo parlando di Covid, ma stiamo parlando di fuoco. Il primo dettaglio quando si parla di fumigazione è il rispetto per il fuoco. La fumigazione senza il fuoco non esisterebbe, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a gestirlo nella maniera migliore. E poi vedremo anche tante altre cose che si possono fare con questi fasci d'erbe. Ovviamente non parleremo solo di fasci d'erbe, anche perché per arrivare alla creazione di fasci d'erbe, delle erbe che dobbiamo mettere all'interno di questi meravigliosi fasci, ebbene, questo argomento ce lo dobbiamo guadagnare, quindi di fare una testa tanda lunga 2 ore, lunga 2 ore, durante le quali 2 ore vi parlerò delle fumigazioni, spaziando nel tempo e nello spazio, perdonate la ripetizione. Quindi si parte, vedo che siamo già in un tot di persone, quindi possiamo andare. Io spero che stiate tutti bene, non vedo i vostri commenti, non so se non stiate scrivendo niente o se non mi arrivino in diretta, diciamo, comunque eventualmente li leggerò successivamente. Se mi sentite ed è tutto ok, datemi un segno, un toc, un ok, Claudia ci stiamo, ti stiamo ascoltando. Si parte, il seminario si terrà il 29 aprile, cioè giovedì prossimo. Oggi invece ovviamente è l'anteprima. Per chi non può partecipare all'anteprima, non vi preoccupate, cioè per chi non è qui fisicamente adesso, non si preoccupi perché rimarrà online l'anteprima, a patto che non ci sia qualche casino, come spesso e volentieri succede nei miei profili. Comunque dovrebbe rimanere online. L'anteprima è dedicata al seminario, la magia della fumigazione. L'argomento, la magia della fumigazione, la fumigazione è un argomento amplissimo che io volevo trattare tutto in un seminario, ma in realtà non ci riusciremo. Quindi l'obiettivo sarà quello di sminuzzare questo seminario. Quello del 29 di aprile, cioè la settimana prossima, durerà 2 ore. Nel mio sito, Jonas Academy, trovate tutto il programma relativo al seminario, ne parleremo ovviamente anche oggi, voi lì ce l'avrete in analitico, quindi vedrete di cosa si parlerà. Approfondiremo con un secondo livello successivamente, cioè prossimamente, spero presto, ma non si sa perché in questo periodo ho pochissimo tempo, e parleremo
esplicitamente di Sardegna, invece in un altro seminario che ho già compilato, che è già pronto, quindi partirà a breve, penso a giugno. Quando io organizzo i seminari, in generale il mio punto di partenza è sempre necessariamente la Sardegna. Ormai chi mi segue, mi conosce, sa che il mio punto di partenza è la Sardegna. Io ho iniziato a studiare, a leggere e poi a vedere i fumi, vedere nel senso in maniera razionale, perché noi in Sardegna i fumi li usiamo per tante cose, vedere e annusare in maniera razionale i fumi, conoscendo la Sardegna sostanzialmente, studiando la Sardegna, e ho scoperto che in Sardegna i fumi vengono usati per tantissime, le fumigazioni vengono utilizzate per tantissime cose. I fumi e i vapori sono fondamentali nella tradizione popolare sarda, quindi quello è stato un punto di partenza. Scusate il cellulare, adesso lo blocco perché mi sta arrivando una marea di notifiche. Ok, eccoci qua. Che mi guarderò dopo con calma. Quindi per me in Sardegna i fumi sono fondamentali. Volevo parlarne durante questo seminario, ma in realtà ne daremo solo degli accenni, perché altrimenti facciamo un pastrugio e parliamo male di tutto. Quindi la Sardegna è un altro seminario. Il seminario si chiamerà Fumentus, i fumi sacri della Sardegna. Quello che mi preme dirvi qui oggi, in questo momento, è che in Sardegna si utilizzavano i fumi e i vapori per diverse motivazioni. E questi fumi e questi vapori potevano essere individuali o potevano essere collettivi. Partiamo dagli individuali, vi do un brevissimo accenno. Gli individuali potevano servire per un sacco di cose. I fumi individuali potevano servire per far passare i dolori alla schiena, o magari i dolori muscolari in genere, potevano servire per i dolori alle ossa, per migliorare i dolori alle ossa, quindi per farli passare o risolverli o comunque sia attenuarli, potevano servire per diminuire i dolori relativi alle doglie. Ora io mi concentrerò sul parto perché è un argomento che mi sta molto a cuore in questo periodo. Potevano essere molto utili, potevano essere molto utili per incentivare la venuta delle contrazioni, quindi quando siamo lì lì le contrazioni ancora mancano, quindi il parto si deve un po' svegliare, dobbiamo avvicinarci al momento del parto. Le fumigazioni potevano essere utili anche lì. Potevano essere utili i vapori, i fondamentali, specie e soprattutto quando si trattava di infiammazioni all'apparato respiratorio, fondamentali, non fumi ma vapori. Comunque il concetto sostanzialmente rimane molto similare, ma i fumentos o gli affumentos che ci rimangono maggiormente, che ci affascinano maggiormente, sono quelli magici. Quando un individuo in Sardegna subiva lo spavento, che viene detto satsiki, o non uno spavento comune, non uno spavento fine a se stesso che poi si dimentica, ma uno spavento ben più sostanziale, sostanzioso, causato da entità altre che venivano a contatto con noi, ebbene in quel momento questa entità, questo spavento, questa situazione negativa doveva essere allontanata attraverso i fumi. Fumi che venivano organizzati in maniera rituale, si bruciavano particolarissime erbe, non esistevano erbe casuali, si bruciavano particolarissime erbe, ma soprattutto le donne esperte, le operatrici che gestivano questo rituale, che era importantissimo per la Sardegna e lo è ancora oggi perché moltissime donne ancora lo praticano, recitavano dei brebus, quindi recitavano delle preghiere atte a rendere ancora più portentoso l'accesso all'erba e al fumo. Quindi fumigazioni individuali, l'operatrice, cioè chi fa la fumigazione, e il malato, chi deve essere curato, chi deve essere guarito, chi deve essere sanato, chi deve essere purificato. Poi c'erano altre fumigazioni, che sono quelle che sono rimaste di più e che noi ancora oggi conosciamo, veniamo sottoposti, venivamo, ahimè, sottoposti in molte occasioni a queste fumigazioni. E quali sono queste fumigazioni? Sono le fumigazioni collettive alle quali noi tutti siamo stati sottoposti almeno una volta, se siamo stati una volta in Sardegna, in un carnevale o magari durante la festa del San Giovanni, quando ci troviamo davanti a un falò. I falò che venivano accesi e che vengono accesi ormai senza pubblico, perché in questo periodo disgraziatamente siamo tutti segregati in casa.
costituivano dei veri e propri, delle vere e proprie fumigazioni collettive. Perché diciamo questo? Perché i legni e le erbe che vanno a finire all'interno di questi falò per accendere o per alimentare questi falò non sono mai e non saranno mai, speriamo, legni o erbe casuali, sono tutte erbe e legni ben ricercati e che hanno tutte delle specifiche qualità. Specifiche qualità che qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, vediamo un po' quali sono. Beh, la scienza si è interrogata su quali siano le proprietà di alcune di queste erbe, di alcuni di questi legni, come per esempio il lentisco, o come per esempio il rosmarino, come per esempio la menta, e si scopre che effettivamente proprietà curative e di purificazione queste erbe ce le hanno, è come se ce le hanno. Quindi in Sardegna le fumigazioni le conosciamo, conosciamo addirittura i fasci d'erbe che vengono esposti, battezzati, vedremo poi in che senso, conservati e utilizzati successivamente per bruciare, per essere bruciati, per purificare gli ambienti o per guarire. Quindi parleremo della Sardegna in maniera molto approfondita, scopriremo quali sono i brebus, quali sono le situazioni, chi erano le persone che gestivano questi fumi e questi fuochi soprattutto, e inizieremo anche l'elemento fuoco che in Sardegna è importante. Quando si terrà questo seminario? Si terrà a giugno, se tutto va bene, se Caterina mi lascia libera. Per quel che riguarda il seminario del 29 aprile, breve accenno sulla Sardegna, sarà fondamentale. Ma parleremo anche di tantissimi altri argomenti che ci porteranno dalla Sardegna verso il mondo, dalla Sardegna moderna verso il mondo moderno e antico. Ed è un mondo molto interessante, soprattutto quello antico, a me piace moltissimo. Chi ha seguito i miei seminari sa bene che normalmente spazio nel mondo antico perché amo moltissimo scoprire da dove siamo arrivati. Si partirà dal parlare degli incensi. Che cos'è l'incenso? Ora, io non so se tutti voi presenti sappiate che cos'è l'incenso. Un attimo che voglio vedere se siamo online perché mi sto preoccupando. Io non so se tutti voi sappiate cos'è l'incenso, c'è sicuramente. Ah, ecco, non vedevo i commenti, li vedo qui adesso. I vapori vaginali sono antichi, ci dice Marita. Come stai, dolce mammina? Sto benissimo. Ok, quindi vi leggo tutti, ritorno nell'altra pagina, che non mi presenta i commenti, disgraziata. Allora, vi stavo dicendo, che cosa sono gli incensi? Allora, qualcuno se lo potrebbe anche domandare. L'incenso è solo quello che si brucia in chiesa? In realtà, la risposta è assolutamente no. Cosa significa incenso? Incenso è una parola che ha un significato molto, molto ampio, molto grande, che mi consentirà appunto di parlare di uno degli argomenti che io amo maggiormente, assolutamente. Incenso significa acceso e significa anche infuocato. Quindi, in teoria, ma anche in pratica, tutto quello che può essere acceso, che può essere infuocato, che quindi genererà dei fumi, è un incenso. Non deve essere necessariamente una resina famosa, non deve essere necessariamente una corteccia nota, come per esempio il cedro o come per esempio la mirra. Non è necessario che siano così famosi per essere chiamati incenso. Noi potremmo chiamare incenso e creare degli incensi attraverso erbe molto più comuni, non voglio dire banali perché nessuna erba lo è assolutamente, ma molto più comuni e molto più a contatto con la nostra realtà. Quindi tantissime erbe, tutte le erbe bruciabili o qualunque erba può essere incenso. E foglie, rami, radici, cortecce, resine, tantissime, tantissime produzioni del mondo vegetale. E quindi parleremo ovviamente di erbe, erbe che sono votate alla cura, alla purificazione, alla preghiera, a generare sogni, a generare benessere in generale per l'uomo. Cosa mi preme dirvi qui adesso? Probabilmente non ne parleremo durante il seminario, quindi ve lo dico adesso. Quali sono i modi condivisi da tutto il mondo di accesso a una pianta? Beh, sono parecchi, ovviamente. Il modo più antico probabilmente è la fumigazione, ma noi possiamo arrivare alla pianta in tanti modi. Come? Mangiandola, raccogliamo l'erba, fai che raccolgo la bietola, fai che raccolgo la cicoria, la taglio, la sbollento o la passo in padella e me la mangio. Cosa succede? Succede che io sto ingerendo la pianta, la ringrazio quasi mai, non viene quasi mai ringraziata la pianta, ma in realtà io sto ingerendo la pianta è in me e tutto il potenziale della pianta arriva in me.
se ne diventassimo consapevoli, probabilmente anche la fruizione della pianta avrebbe un carattere completamente diverso. L'altro giorno mia figlia mi ha detto: ma perché noi alcuni fanno una preghiera prima di mangiare? E io gli ho spiegato: ma è perché ringraziano il cibo, non sarebbe male che prendessimo anche noi questa abitudine, ringraziano il cibo o ringraziano chi secondo loro gli ha mandato questa abbondanza e questo cibo. Quindi possiamo mangiarli, e questo è qualcosa di, le erbe, quindi questo è qualcosa di molto comune, molto noto. Possiamo per esempio sfregare sulla parte, una parte del corpo, l'erba che ne stiamo raccogliendo. Adesso arriverà l'estate, provate a sfregare su una puntura di zanzara, il puleggio o magari una foglia di basilico e vedrete come immediatamente avrete un gran bellissimo beneficio e un modo di accesso alla pianta, indiscutibilmente. Siete in campagna, avete dormito in una bella tendina, quando ci libereremo lo rifaremo tutti quanti. Non ci vogliamo lavare i denti, cosa possiamo fare? Troviamo salvia, troviamo menta nei dintorni, ci sfreghiamo nei denti la menta o la salvia e cosa facciamo? Purifichiamo i nostri denti e purifichiamo anche il profumo del nostro alito. Quindi attraverso lo sfregamento noi possiamo accedere alla pianta o anche per esempio attraverso il pestaggio dell'erba. Se noi raccogliamo per esempio, cosa vi posso dire? L'iperico, o magari noi raccogliamo la piantagine dopo esserci tagliati, la pestiamo legno su legno, la mettiamo sulla parte. Non si tratta più di sfregamento, ma si tratta di un posizionamento di un cataplasma. Molto facilmente la zona si rimarginerà, molto facilmente, o meglio, molto più rapidamente. Quindi l'accesso alla pianta può essere anche di questo tipo. Possiamo manipolarla la pianta, creiamo oli, creiamo unguenti, creiamo decotti, creiamo tisane, la stiamo manipolando. Durante quel seminario bellissimo per me, spero voi vi siate divertite e divertiti, nel quale abbiamo parlato di amuleti e poi successivamente di natura come amuleto, abbiamo visto come, secondo alcuni, me in prima fila, la natura è un elemento che ci può proteggere. Noi raccogliamo una foglia particolare, una bacca particolare, ce la mettiamo indosso e diciamo: a mamma natura, occhio mamma natura, faccio parte di te, faccio parte di noi, siamo tutti uno insieme, quindi questo elemento ci protegge o perlomeno ci fa sentire maggiormente integrati alla natura. Ecco un altro modo di fruire del grande potenziale delle erbe. Trasformarli in amuleti sostanzialmente. Ma il modo più antico e il modo più diretto attraverso il quale noi esseri umani abbiamo la possibilità di accedere al mondo delle erbe e quindi anche al mondo degli incensi, ovviamente, è quello di bruciare queste erbe. Attraverso il fuoco noi possiamo spezzare, rompere, aprire, liberare in maniera semplicissima e velocissima il potenziale di un'erba. E il potenziale di un'erba che poi diventa evanescente verrà poi inspirato, respirato, entrerà a contatto con una determinata parte dolente e quindi riuscirà a guarire la parte dolente o a risolvere un determinato problema. È uno dei modi più diretti e indiscutibilmente più antichi che noi abbiamo per accedere al potenziale delle erbe. Si stima che la fumigazione sia nata ovviamente con il fuoco, inizialmente in maniera del tutto involontaria, cioè non si sapeva cosa sarebbe successo buttando una bacca di ginepro nel fuoco o buttando ad esempio la resina del pino o la corteccia del pino nel fuoco. Pino, abete e ginepro sono forse le prime realtà che sono state erboristiche che sono state poste volontariamente a contatto con il fuoco. Ne parleremo diffusamente e vedremo anche che genere di proprietà hanno queste erbe poste all'interno di una fumigazione, che cosa ci possono ovviamente regalare. Anticamente la concezione sostanzialmente era questa: nel momento in cui un'erba veniva posta all'interno del fuoco, quindi bruciata, la vera essenza, la vera saggezza, la vera natura dell'erba veniva liberata e diventava evanescente, vaporosa, andava via attraverso questo fantomatico fumo. E quindi chi bruciava l'erba in determinati modi, in particolari contesti, e aveva la cognizione di percepire proprio la fuoriuscita della saggezza, dell'anima, dell'essenza della pianta, ebbene poteva entrare in contatto con la stessa pianta. Diciamo oggi poteva entrare in contatto con il divino, perché se avete già seguito il seminario relativo al
la natura come amuleto, sapete perfettamente che le piante erano considerate senza mezzi termini espressione della divinità. Tutto è pieno di dei, soprattutto le piante lo sono, aggiungerei questa piccola osservazione. E un tempo se ne era completamente, perfettamente, indiscutibilmente consapevoli. Quindi in realtà c'è una sorta di iniziazione al regno naturale attraverso la fumigazione. La fumigazione poneva in contatto con il mondo erboristico e quindi poneva in contatto con la divinità. Se noi dovevamo contemplare una situazione o dovevamo inviare una preghiera alla divinità, che essa stesse in cielo o che la divinità stesse sottoterra, potevamo affidarci ai fumi. Ebbene, è molto facile capire come i fumi potessero arrivare in cielo se noi bruciamo qualsiasi cosa, faccio anche una banalità, se noi bruciamo una scorza d'arancia nel nostro caminetto, è ovvio che la profumazione salga al nostro naso e poi vada ben più su, ben oltre, vada al cielo, laddove un tempo si riteneva che gli dei celesti, non c'erano solo quelli, ovviamente vivevano. Quindi si affidava la preghiera al fumo che poi inevitabilmente sarebbe arrivato fino alle nubi e fino al cielo. E se portata la preghiera in una determinata maniera, la divinità forse, forse ci avrebbe ascoltato. La preghiera poteva essere rivolta anche alle divinità infere, che non necessariamente erano cattive, non necessariamente erano crudeli, è una concezione del tutto moderna. Quando però ci dovevamo proteggere da divinità non esattamente positive, ebbene potevamo farlo ugualmente con i fumi, perché tradizione vuole che le divinità positive si nutrono di buoni profumi. Quindi se io brucio, che ne so, eucalipto producendo un buon profumo, o se brucio della corteccia di cedro creando un ottimo profumo, o se brucio della mirra, io sto invitando divinità di un certo tipo. Ma cosa sto facendo anche? Sto allontanando le divinità negative, quelle che mi porteranno del male, perché pare che queste divinità non solo non si nutrono di fumi e di profumi, ma ne siano allontanate, perché loro amano i cattivi odori. Quindi se noi ci circondiamo di buon profumo, stiamo allontanando tutta la negatività. La scienza direbbe che alcuni profumi, alcuni oli essenziali con vibrazioni altissime ci allontanano proprio dalla negatività, perché ci riportano e riconsentono le nostre vibrazioni di salire molto in alto. Informatevi ad esempio su quanto alte siano le vibrazioni dell'olio essenziale di rosa moschetta e poi ne riparleremo. Quindi in definitiva non era tutta superstizione, c'era qualcosa che ancora forse non poteva essere nominata con i termini che conosciamo oggi, ma che già era consentita, era già conosciuta e applicata indiscutibilmente. Mi sono fatta tutto lo schemino perché la mia memoria se ne sta andando a farsi benedire, ragazze e ragazzi, quindi è giusto. Non vorrei essere troppo vaga. Quindi parleremo dei fumi che mettono in contatto con la divinità o che allontanano da situazioni assolutamente negative. Quello che mi ha fatto sorridere preparando questo seminario, quando lo preparai già ai tempi, e adesso che lo sto rivedendo per apportare delle modifiche, è questo. Un tempo era chiaro che tutti i fumi e tutti i profumi che venivano generati in grande quantità in tutte le città arrivassero alla divinità, e la divinità ovviamente si affacciava dalle nubi e guardava il mondo e guardava il genere umano che aveva prodotto questi profumi eccezionali e meravigliosi. Mi chiedo sempre e spesso cosa direbbe la divinità oggi affacciandosi e odorando i profumi, meglio i fumi che mandiamo noi oggi in alto verso le nubi e poi ben oltre le nubi. O sono profumi sintetici e quindi profumi che diciamo il 90% delle volte ci fanno male, fate attenzione agli incensi che comprate, fate attenzione agli oli essenziali che comprate, fate attenzione anche ai profumi in boccetta che comprate, state attenti a qualsiasi cosa perché spesso e volentieri i profumi sono creati con dei materiali che non sono esattamente positivi e noi ce li stiamo mettendo nella pelle, ma anche li stiamo portando dentro di noi. Ma anche andando oltre le profumazioni sintetiche, quindi non sempre, non necessariamente esattamente salutari e salubri, pensiamo a tutti i fumi che le nostre industrie stanno mandando su nel cielo. E quindi mi fa sempre sorridere, tutte le volte che ci penso, pensare
al paragone che la divinità ha fatto che viva nei cieli possa avere, possa praticare tra il mondo di ieri e il mondo di oggi. Fra una Mesopotamia di ieri che bruciava profumi incredibilmente eccezionali e la società di oggi che brucia cose che fanno veramente inorridire chiunque di noi. Quindi parleremo del contatto del fumo con la divinità, vedremo un pochettino effettivamente perché la società un tempo si convinse che i buoni profumi attirassero le divinità positive e i mali profumi attirassero le divinità negative. Vedremo un pochettino le preghiere rivolte a queste, le tecniche di creazione di questi fumi e ovviamente di questi profumi. Ma soprattutto, e questa è una cosa che a me preme molto dirvi oggi, parleremo del perché si bruciavano le erbe. Perché si bruciavano gli incensi? A quale scopo? Lo scopo era quello di curarsi, fondamentale, il primo scopo era quello di curarsi. Ancora oggi noi per esempio facciamo delle fumigazioni, facciamo dei suffumigi quando stiamo male, quando la nostra gola o quando no i nostri bronchi sono ricchi per esempio di catarro, suffumigi, quindi vapori, acqua nella quale noi mettiamo unguenti o erbe. Oli essenziali. Vi ho già parlato dei fumentos che sono fondamentali per la Sardegna, che non conosce solo la Sardegna, che conoscono tante altre terre. Parleremo, se il tempo ce lo consentirà, anche dei 12 giorni nei quali si bruciano nell'estremo nord d'Italia, si bruciava fino ad arrivare alla Germania. Una serie di piante raccolte sul finire dell'estate. Bruciare queste piante nei 12 giorni che separano il Natale dall'Epifania era una tradizione antica e meravigliosa, protettiva, ma che consentiva soprattutto di curarsi da alcune particolari patologie. Noi ancora oggi bruciamo per creare buon odore o per creare buoni arrosti. Io non so se qualcuno di voi abbia mai fatto attenzione al profumo dei tronchi che noi bruciamo, quando bruciamo lentisco, quando bruciamo cisto, quando bruciamo olivastro, il profumo è completamente diverso rispetto a quello generato ad esempio dal carbone e il sapore delle carni, di tutte le verdure che noi cuociamo in quei fuochi e con quei fumi è completamente differente. Quindi il nostro approccio al fumo e al profumo esiste ancora. Possiamo però ritrovare un accesso un po' più spirituale per chi ovviamente non lo avesse, immagino che molti di voi che mi seguono questo accesso ce l'hanno. Quindi noi bruciamo e bruciamo per curarci, una sana alimentazione e prevenzione, quindi accesso preferenziale alla cura. Bruciavamo e bruciamo per pregare, per meditare e per sognare. Sono tre motivi interessantissimi. Chi va in chiesa, chi frequenta la chiesa sa benissimo che i fumi e i profumi sono assolutamente presenti. Chi medita, probabilmente prima di meditare, accende un incenso. Per sognare, non so se qualcuno di voi l'abbia mai fatto questo gioco, questo tentativo, ma esistono delle erbe che preferenzialmente devono essere bruciate. Per esempio la verbena, per esempio l'alloro, per esempio l'artemisia, sono particolarmente consigliate per generare sogni, ma soprattutto ricordarli il giorno successivo. La cosa che è veramente interessante, io di questo vi avrei parlato nel seminario che dovevamo tenere qualche settimana fa, ma che io ovviamente non ho potuto organizzare, quello sul sonno e sul sogno. La cosa veramente interessante che mi preme dirvi anche in questo contesto è che effettivamente la scienza ha confermato e sottolineato che alcune erbe ci consentono di rilassarci e quindi ci consentono di generare i sogni che il giorno seguente più facilmente noi ricorderemo. Ancora una volta non è tutta fuffa, non è tutto fumo, ma ci sono anche delle conferme scientifiche che mi piace sempre portarvi. Quindi curarci, pregare, ma anche meditare, ma anche sognare. E poi ancora perché cosa bruciamo o bruciavamo? Molto più comunemente un tempo si bruciava per purificare gli ambienti nei quali i nostri cari morivano.
nel tempo, nell'era nella quale si moriva in casa, spesso e volentieri dopo la morte, ma anche per esempio dopo il parto, si era soliti bruciare alcune particolari erbe che avevano, così si diceva, capacità di purificare gli ambienti. Scopriremo che, come così credevano, è qualcosa che, dovrebbe, che la scienza ci ha confermato. Ci sono molte erbe che, se bruciate, purificano letteralmente gli ambienti. In che senso? Eliminano i batteri. Vi dico solo questo e poi non vi racconto altro sugli approcci scientifici, ne parleremo successivamente. Vi dico che interessanti studi condotti sulla salvia bianca confermano che, se questa è bruciata all'interno di una stanza qualsiasi, in contesti ben riprodotti, ben gestiti, quindi finestre chiuse, la salvia che brucia per un determinato tot di tempo e quant'altro, è in grado di purificare questa fumigazione la stanza. In che senso? Il 94% dei batteri eventualmente presenti nella stanza vengono eliminati. Quindi la purificazione è un dettaglio non da poco. Può essere una purificazione spirituale, può essere una purificazione del tutto fisica, quindi mandar via i batteri, allontanare i batteri. E quindi, perché cosa bruciavamo? Curare, pregare con tutte le accezioni che abbiamo visto, per purificare, per ripulire gli ambienti dalla morte o da momenti particolarmente drastici e forti, come per esempio, forti come il parto, drastici come per esempio la morte, e ancora per purificare gli ambienti, per purificare gli oggetti e per purificare le persone. Il seminario non si concluderà qui, il seminario proseguirà ancora, ovviamente, perché? Perché è importante che quello che io vi dico, e quindi quella che è teoria, venga in realtà poi posta anche in pratica. Ho avuto accesso da poco, relativamente da poco, e me ne vergogno perché questo studio è del 2002, a uno studio molto interessante di Kendall, premio Nobel 2002. Che conferma come, nel momento in cui noi impariamo o vediamo o studiamo qualcosa di nuovo, le nostre connessioni cerebrali aumentano in maniera esponenziale. Queste connessioni però tendono a rompersi o a perdersi nel momento in cui io non ritorno sul concetto che ho studiato, non metto in pratica il concetto che ho esplorato. O comunque sia, non porto l'abitudine nella mia vita di tutti i giorni. Quindi sostanzialmente, se io non faccio, mi dimentico, il mio cervello si dimentica. Se io faccio, dopo aver studiato, saldo quel concetto e me lo ricordo. Quindi cosa facciamo noi a fine seminario per saldare i concetti dei quali abbiamo parlato? Impareremo a creare dei fasci d'erbe che poi potranno essere bruciati o potranno essere semplicemente regalati o conservati in casa, e impareremo anche a fare, o ci proveremo a fare, a creare uno dei profumi più antichi che il genere umano conosce. L'enfleurage si crea, non è un profumo liquido, è un profumo solido. Faremo ovviamente una tecnica di enfleurage molto semplificata, perché è una tecnica molto complicata e molto lunga. Sappiate che i profumi vengono passati nelle sostanze grasse, come per esempio lo struto, vedremo poi anche cos'altro potremo utilizzare, e per conservare il profumo per esempio dei petali di rosa o soprattutto specificatamente di gelsomino. Ne parleremo a lezione, quindi la lezione sarà teorica per una buona prima parte e infine pratica per saldare i concetti che abbiamo, di quali abbiamo parlato. Se voi vi volete rivedere il programma che terremo a lezione, vi invito a visitare il sito www.janusacademy.it, e vedrete tutto il programma. Ve lo rileggo perché ce l'ho in questo monitor. Fumigazione, introduzione, fumi nel mondo, abbiamo visto un pochettino che parleremo dei diversi incensi, origine dei fumi sacri, perché il fumo è sacro e perché ci pone in contatto con la divinità, gli dei e i profumi, perché si bruciano erbe, e poi vedremo come ci si può curare con i fumi, come si può pregare con i fumi o quali preghiere possiamo affidare ai nostri fumi, come ci si può proteggere con i fumi e come ci si può purificare con i fumi. Parleremo della scienza e delle fumigazioni e poi nella pratica, come vi ho detto, creeremo dei fasci di fumo,
Vedremo da quale energia vogliamo liberare i nostri ambienti o possiamo liberare i nostri ambienti e soprattutto tenteremo di creare un profumo solido attraverso la tecnica dell'enfleurage. Detto questo, io vedo i vostri commenti che sono nell'altra pagina, scusate, non li ho guardati, cercherò di fare qualcosa di un po' più di un po' più funzionale la prossima volta, non so perché non mi ha fatto vedere i commenti. Allora, Manu mi dice: ciao Manu Dolcetto, mi dice adoro la salvia anche io. Sì, sorella, ciao Rossella Bella, vediamo i commenti se mi fa vedere, ma non me li fa vedere questo disgraziato. Roberta, noi dopo le discussioni pesanti bruciamo foglie di alloro e di salvia, fate benissimo, eliminate alcune vibrazioni. Ragazzi, io non vedo tutti i commenti, questo disgraziato di Facebook non me li fa vedere. Quindi cosa facciamo? Se avete dei dubbi o se avete delle domande, scrivetemele nei commenti. Io adesso dedico 10 minuti a voi, vi leggo e vi rispondo. Leggo i vostri commenti, non leggo voi e vi rispondo. Vi voglio anche far vedere i libri prima di salutarvi, perché ecco, me ne stavo dimenticando la mia testa. Alcuni dei libri che useremo a lezione sono questi. Non li dovete comprare, vi sto dicendo semplicemente quali libri potremmo utilizzare. Eccolo qua, lo vedete, lo vedete, lo vedete, Erbe sacre per la pulizia energetica. È un libro molto semplice, molto carino, bellissime foto, ottimi spunti. Si creano in questo libro si consiglia come creare questi fasci profumati, come utilizzare i cristalli, ma anche come creare gli spray per purificare gli ambienti. Parleremo forse di questo, se non ce la faremo vi consiglio di acquistarlo. Il prezzo non è bassissimo, ma si può fare, 16 euro. Crea la tua essenza. Qui si parla di profumi. Voi direte, ma come? Non parliamo di fumi. Scoprirete che fumi e profumi si confondono facilmente. Sono dei libricini molto semplici e molto carini, ricchi di immagini e ricchi anche di ricette. Magari vedremo qualche ricetta se il tempo ce lo consentirà. Molto bello, di Erika Maderna. Sono grande fan di Erika. Questo libro che si chiama Aromi sacri, fragranze profane. No, così? Perfetto, lo potete vedere, della Aboca. È un bellissimo libro di Erika. Comprate tutti i libri che ha scritto perché sono tutti bellissimi. Edizioni Aboca, peraltro, sono meravigliose, ve le consiglio assolutamente. Useremo anche altri libri a lezione e ne parleremo a lezione perché ovviamente non ce li ho tutti qui. Detto questo, scrivetemi se avete necessità di approfondimenti, se vi volete registrare al seminario, fatelo scrivendomi o in questa chat o scrivendomi a info@janasacademy.it. Vi rispondo quasi subito, sicuramente domani mattina se mi scrivete adesso. Se siete già iscritti, vi manderò il link di accesso al seminario. Il 28, cioè il giorno prima del seminario, link d'accesso con la password. Se non potete partecipare in diretta al seminario, non preoccupatevi perché il seminario rimarrà registrato e quindi potrete fruirne quando avrete modo di farlo, differenziando o anche spezzettandovelo nel tempo, come molte delle mie bellissime alunne comunemente fanno. Se volete rimanere informati sui seminari, invece potete fare un'altra cosa, vi potete iscrivere al gruppo Facebook Il Cerchio di Claudia, vi posso mandare il link, ma normalmente condivido robette nella pagina, quindi probabilmente la conoscete, e lì siamo informati, rimaniamo informati su tutto. Detto questo, belle gioie, io vado a chiudere i pannolini lavabili e a mettere le veline e poi scopro cosa mangerò a cena perché ancora non ho idea. Commentate, scrivetemi, state bene e domani farà bel tempo, quindi cerchiamo di uscire in maniera organizzata, cioè non accalchiamoci tutti in un luogo solo, ma scappiamo in campagna che sarebbe il meglio possibile. Un bacio, fate da brave, fate da bravi e buona serata.